L'osservazione che vi faccio io, che farei io durante una lezione a questo punto, è fondamentalmente questa. Perché non cerchiamo di creare quello che poi nel libro troverà individuato come catch all speech? Quando parlo di catch all speech parlo esattamente di questo, torniamo a questa definizione che stavo per darvi e che trovate sul libro. Catch all party era questo partito piglia tutto definito in teoria politica, no? Il partito moderno, che è un partito che cerca di fare una proposta politica per intercettare tutto il pubblico all'ascolto. Se ci fate caso, questo tipo di tecnica non è usata solo in politica, è usata anche dalle canzoni. Ci sono tante canzoni che fanno cosa? Che richiamano in ogni verso una quota di pubblico. Adesso non le ho qui perché ovviamente essendo improvvisata la lezione sono contenuti che improvviso e in questo caso le sto dando tratti dal libro. Però ci sono una serie di canzoni, pensiamo, ve ne posso citare due o tre. Benvenuto di Laura Pausini. Quanti di voi sanno Benvenuto di Laura Pausini? Non vi vergognate, lo sanno tutti, dai. Una decina di persone, va bene. Benvenuto di Laura Pausini è una canzone che ha una frase per ognuno di noi. C'è quello che aspetta il treno per Natale, c'è quello che è fidanzato da un anno. Buonanotte ai suonatori dei Pooh. Finisce il concerto dei Pooh, fanno una canzone che si chiama Buonanotte ai suonatori. Bisogna smontare tutto. Smontare tutto, adesso ci sarà gente che lavora, i ladri sull'alfetta, le donne in ospedale. E in ogni frase di quella canzone noi abbiamo una quota di pubblico, quelle che ho chiamato catch all songs all'interno del libro. La stessa cosa la possiamo trovare in pubblicità. A proposito di storytelling, chi non ha visto l'ultima campagna Guerrieri di Enel? Chiunque di noi è stato intercettato da questa comunicazione, fosse anche solo perché una volta è rimasto fermo in tangenziale in coda, fosse perché ha una classe a cui insegnare qualcosa piena di ragazzi discoli, eccetera, eccetera. Questo è un altro esempio cosiddetto catch all. Dove voglio arrivare? Non so se piano piano stiamo ricostruendo, voglio tornare a lei adesso. Dove voglio arrivare con tutto questo? Al fatto che anche nel public speaking noi possiamo fare questo. Quando lei parla alla sua platea di architetti, c'è differenza tra dire vorrei chiedere al pubblico e vorrei chiedere a voi che siete architetti e che tutti i giorni, come me, avete gli stessi problemi, come risolvere il problema XYZ. C'è una differenza abissale. Ascoltate cosa facciamo alla radio tutti i giorni. Se qualcuno mi ascolta alla radio, forse qualche volta questa cosa l'ha notata. Qual è la prima cosa che facciamo alla radio quando parliamo? Quando parliamo alla radio noi cerchiamo di coinvolgere il pubblico. Quello che vi voglio dire è che è buon senso cercare sempre di pensare al proprio pubblico. Qual è la cosa intelligente, e ritorno a dire che qui quando si parla di politica non si aderisce a nessun movimento ma si sta valutando solo dal punto di vista tecnico come vengono dette e fatte le cose? Qual è la cosa interessantissima di tutto questo? È che l'intelligenza del comunicatore sta nel pensare sempre al pubblico, sta nel pensare sempre a chi è dall'altra parte. Vi faccio un esempio, prima siete venuti, avete visto un evento, molti di voi hanno visto un evento sulla Unique Selling Proposition, che è una nozione di marketing anche abbastanza basica, che per chiunque abbia fatto economia è una nozione all'università, una nozione elementare quasi, si fa anche alle superiori per chi fa economia, marketing più che altro. Ma se io il mio evento l'avessi intitolato, tornando al discorso di prima, la Unique Selling Proposition, ma ci sarebbero state 130 persone a vederlo prima? No. Ma se io ti dico, trova il focus della tua presentazione, ti interessa quella cosa o non ti interessa?